tradizione greca, quella ebraica, ma anche quella sumerica, quella babilone, cioè quella di altre civiltà. Quella che ci riguarda naturalmente, da di cui noi siamo figli, sono quella sumerica, babilonese, egiziana, cretese, minoica, micenea, ebraica, cioè noi siamo figli di questa, ma poi allargando potremmo andare verso quella indiana, verso quella cinese, ma quelle che riguardano la nostra storia sono queste qui. E allora le somiglianze sono fortissime, appunto si diceva del mito del diluvio, questo mito del diluvio, cioè che l'umanità è, ha un periodo pre-diluviano e post-diluviano, c'è in tutte le civiltà, e in particolare l'umanità antidiluviana in tutti questi miti era diversa da quella post-diluviana. Intanto erano più alti, erano più grossi, giganti, ma tutti, sia nel mito greco sia in quello biblico, oppure babilonese. E poi vivevano molto di più, cioè non solo più grandi di altezza, 7 metri, cioè, ma vivevano, non so, 1000 anni, 800 anni, 900 anni, Manusalemme, 969 anni. Cioè. Quindi era un altro tipo di umanità. Diversa, più vicina forse ai titani. Poi dopo il diluvio, invece, quindi dopo la distruzione di questa umanità diversa che c'era prima, viene fuori una nuova umanità che sarebbe quella attuale, dove invece noi siamo alti massimo 2 metri, viviamo massimo 100 anni, cioè più o meno si riduce tutto. Però su questo concorda la Bibbia, cioè nel senso che si dice che c'erano giganti. Si hanno pure i nomi, e fino a Golia, eccetera. E addirittura si dice che questi giganti corrispondono con quelli che i greci chiamano eroi, cioè gli eroi, figli degli dei, non so, Prometeo, Eracle, sono questi di cui parla la Bibbia, cioè c'è una specie di riconoscimento della comune origine. Se noi prendiamo il racconto del diluvio, lo troviamo naturalmente nel mondo greco riferito a Deucalione e Pirra, che guarda caso sono i figli dei titani, di Prometeo e di Meteo, dove dopo il diluvio creano appunto la nuova umanità dalle pietre, se stiamo al mito omerico, se invece siamo a quello orfico, perché vengono distrutti, e quindi l'umanità non è creata dai titani, ma sono i titani stessi distrutti. Però che effettivamente ci sia stato un diluvio, che l'umanità nuova viene, c'è nel mondo del mito greco, come c'è nella Bibbia. Ma la cosa più sconvolgente, o meglio, che è stata sconvolgente nel mondo cristiano ottocentesco, fu quando il racconto del diluvio, in maniera molto, molto più vicina, molto più simile alla Bibbia, si fu ritrovata nei poemi sumerici, nelle Enuma Elish, nella saga di Gilgamesh, dove addirittura i nomi sono diversi, come si chiama Noè, si chiama Utanapishtim, ma c'è la storia della colomba che viene mandata fuori, e poi anche la localizzazione, siamo nel Siria con la Turchia sopra, l'Eufrate, cioè proprio la zona è quella. Tanto che nacque tutta una polemica che in tedesco si chiama Bibel Babel Streit, cioè la polemica tra i sostenitori della Bibbia e i sostenitori di Babilonia, dei babilonesi, chi ha copiato da chi, cioè se sono simili allora qualcuno ha copiato da qualcun altro, o gli ebrei hanno copiato dai babilonesi, o i babilonesi hanno copiato dagli ebrei, cioè quindi chi c'ha la... È una cosa del genere capitò anche tra greci ed ebrei. A un certo punto, quando furono evidenti le analogie, per esempio, tra Platone, il Demiurgo, il Timeo, e la Bibbia, la creazione, eccetera, molti ebrei ellenizzati, per esempio Filone Alessandrino, cominciano a dire ma questi greci hanno copiato da noi. Cioè, hanno scritto tutte queste cose perché Platone andò in Egitto, lesse la Bibbia, lesse Mosè, quindi trasse ispirazione da quello, quindi ha potuto dire alcune di queste cose qua. E viceversa. Questi ebrei in realtà stanno plagiando le dottrine dei greci, le stanno presentando a modo loro. Per cui questo discorso è antichissimo, cioè si potrebbe vedere da tanti punti di vista. Però quello che è sicuro
è che poi il cristianesimo nella sua versione teologica, cioè nella sua versione colta, fa proprio il metodo platonico, cioè proprio questo rapporto tra mitos e logos di Platone, teorizzato da Platone, è esattamente, come chiamarlo, l'interazione tra la fede e la ragione, tra fides e tradizio, quantomeno degli autori che vogliono la circolarità tra fede e ragione, come Sant'Agostino, credunt intelligam credo. Ci sono naturalmente quelli che vogliono solo la fede, come Tertulliano, credo più assurdo, cioè non mi interessa la filosofia, la Bibbia dice questo, ci credo, punto, non voglio nessun discorso. Come anche ci sono quelli appunto più gnostici che invece vorrebbero demitizzare tutto e portare tutto a livello di sofia, di conoscenza, cioè che non ci sia più nulla di oscuro, di misterico, di simbolico, ma che tutto sia portato a livello della chiarezza, diciamo, della safenia, cioè della chiarezza del logos. Però appunto, stando a Platone, questo è impossibile, quantomeno non è dato alle capacità attuali, diciamo, della umanità. Per cui, e con questo concludo, la filosofia rispetto al mito antico è veramente quella scoperta, quella novità che ha creato anche l'Occidente, che da un lato ha generato la scienza, perché la scienza nasce dalla filosofia, ma dall'altro lato ha generato anche, chiamiamole le religioni rivelate, quantomeno sicuramente l'ebraismo e l'islamismo, che se ne sono per certi versi anche l'Islam, che nascono come, non come i miti antichi, non nascono come pure credenze, ma nascono già da questa interazione di ragione, di tradizioni, di fedi e anche di etica, naturalmente, perché poi il problema più forte delle religioni del libro, chiamiamolo così, è come bisogna vivere, cioè che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Quindi tutto il problema della legge, del nomos, che per il filosofo è una diretta conseguenza del nomos, del logos, il nomos come conseguenza del logos, cioè è legge quello che è ragionevole, quindi quello che è naturale. La legge è naturale perché la natura è razionale, per cui c'è una corrispondenza tra come la natura è e come bisogna vivere. Ma in più, ovviamente, dal Decalogo in poi, questa legge viene scritta nelle tavole direttamente da Dio, per cui c'è questo recupero, come dire, del racconto, quindi del mito, in chiave ormai etico, teologico, eccetera, che è quella di cui noi siamo.